Io penso che stanno giocando praticamente una partita cruciale che probabilmente avevano già sul tavolo, cioè nel senso avevano pianificato prima A, B, C, D, cioè delle fasi dove la pandemia era propedeutica a quella appunto che abbiamo visto con il Covid, era propedeutica a questa del... E quindi stavano andando avanti con il progetto a gamba tesa. E probabilmente quando appunto si fa il passo più lungo della gamba si può anche inciampare, e questa è la speranza che abbiamo tutti. Come dicevi te, sta nascendo una consapevolezza nella popolazione, però molte persone sono talmente sotto ipnosi che non se ne rendono conto. Cioè, mi riferisco al fatto che adesso c'è proprio un boom vero e proprio di patologie di tutti i tipi con cui hanno a che fare i medici di base, che sono gli effetti collaterali prodotti dai vaccini. Qualcuno si sveglia, qualcuno capisce che quello che gli sta succedendo è una conseguenza del vaccino, anche se gli dicono che non c'è correlazione, ma purtroppo la maggioranza continua a non vederla questa correlazione, semplicemente perché in televisione gli danno le rassicurazioni del caso e dicono che appunto chi sostiene il contrario è un pazzo complottista e quant'altro. Quindi non so quanto si possa avere fiducia nelle masse per un risveglio, perché purtroppo noto che in realtà siamo... quasi si parla sempre quasi tra le stesse persone, cioè quelle che sono già risvegliate, mentre è difficile conquistarne di nuove, cioè aprire la mente di persone che sono sotto questo stato di ipnosi. Quindi sta giocando una partita rischiosa l'elite, ma confida nel fatto che continueranno a seguire tutto ciò che verrà inculcato loro dai media. Ovviamente spero di no, spero che, come hai detto tu, le persone che adesso cominciano a prendere coscienza siano più di quelle che penso io, e che effettivamente possa accadere qualcosa che disturbi questo progetto.